tutti, oggi vorrei parlarvi delle scoperte del periodo del mese di dicembre, quindi dei prodottini che mi sono piaciuti di più nelle prime settimane di questo mese. Il video, come al solito, è in collaborazione con Carmen, qui su YouTube lei si chiama We4Us Makeup e vi metterò, come sempre, il link al suo canale e al suo video o nell'info box o qui da qualche parte o da tutte e due le parti, e intanto ne approfitto per mandare un grosso bacione a Carmen, che sicuramente starà guardando questo video, e anche questa volta scopriremo quante cose in comune abbiamo nelle nostre scoperte, perché a noi succede sempre così. Anzi, se non la conoscete vi consiglio di andare a vedere il suo canale, perché se vi piace il mio sicuramente vi piacerà anche lei, perché siamo molto molto simili senza neanche farlo apposta, ci capita proprio così. Questa, come sapete, è la tipologia di video che preferisco in assoluto e infatti ogni mese non vedo l'ora che venga questo momento per farvela, e soprattutto sotto questa tipologia di video trovo sempre un sacco di vostri consigli e vado sempre a cercare i prodottini che mi consigliate. Devo dire che ormai capite i miei gusti alla perfezione e infatti mi consigliate delle cose che poi mi piacciono tantissimo. Passo subito a farvi vedere tutte le mie scoperte del periodo e mi raccomando, rimanete sintonizzati sul video fino alla fine, perché questo video avrà una piccola sorpresa di Natale. Per il viso due scoperte, la prima è questo fondotinta di Revlon, che in realtà è una riscoperta perché questo è un fondotinta che ho dall'inverno scorso ed è il New Complexion. È praticamente un fondotinta super 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 liquidissimo, non so, non credo si riuscirà a sentire, però in realtà è proprio completamente liquido, quindi dà solamente un piccolo strato uniformante, quindi lascia questo piccolo strato uniformante sul viso, molto molto leggero, molto luminoso, e va bene anche per chi ha la pelle mista come la mia. Sinceramente mi chiedete spesso se può andare bene questo fondotinta piuttosto che un altro sulla pelle grassa. Io, non avendo la grassa, non ve lo so dire con certezza, però avendo la mista posso dirvi che questo qui, nelle zone dove tendo a lucidarmi, mi piace molto perché me le uniforma e me le lascia comunque opache. Quindi lo posso consigliare sicuramente a chi ha la pelle mista, ma probabilmente anche a chi ce l'ha grassa, perché ha veramente questo strato molto leggero che però vi rende il colorito uniforme, l'incarnato sano, e per la mattina, che veramente ultimamente mi sveglio tipo cadavere, mi piace tantissimo perché mi dà subito un aspetto sveglio. Perciò mi sento veramente di consigliarvelo. Non ho idea se si trovi ancora, perché appunto è un fondotinta che ho dall'anno scorso, l'ho riscoperto in questi giorni, però molto simile c'è quello di L'Oreal che vi avevo già mostrato in una vecchia scoperta, in un vecchio video sulle scoperte del periodo. Quindi se dovesse piacervi questo, vi consiglio eventualmente, se non lo reperite più, di prendere questo qui, che è il Nude Magique Eau de Teinte, comunque è questo qui di L'Oreal, che è fantastico e come formulazione è molto molto simile a questo, e anche come effetto finale. Sempre per il viso una riscoperta è questa Nude Magique BB Powder di L'Oreal, che è questa cipria molto molto semplice di L'Oreal, che appunto fa effetto BB cream, nel senso che vi uniforma, vi opacizza, ma ha proprio la funzione di una BB cream, come fosse una BB cream, rimane sulla pelle molto molto leggera. Me l'avete visto usare in diversi Mi Preparo con Voi e in moltissime mi avete chiesto un sacco di informazioni in merito a questo prodotto, e devo dirvi che mi piace tanto e la stra consiglio. È a pari merito con la mia cipria di MAC, la Mineralize Skin Finish. L'altra mi piace di più perché mi piace di più sotto l'aspetto del fatto che opacizza completamente i pori, me li minimizza, mi rende la pelle photoshoppata. Questa invece la preferisco per quanto riguarda cioè la leggerezza e l'uniformità che lascia. Mi lascia opaca per tantissime ore come l'altra, e in più non la sento proprio, mentre quando metto quella MAC mi rendo conto comunque di avere un prodotto sul viso. Quando metto questa è come non avere niente, e anche al tatto, ce lo so anche in questo momento, non rimane, non c'è niente. È veramente un'ottima cipria, vi consiglio di provarla. Poi un mascara che mi sta piacendo tantissimo è questo qui di Collistar, che è il mascara Shock. L'avevo preso qualche tempo fa e ve l'avevo mostrato in un video haul, e devo dire che questo mascara ha il nome giusto, perché l'effetto è shock, nel senso che è molto molto intenso, è un effetto molto nero, molto allungato e molto incurvato. Mi piace tantissimo lo scovolino, mi piace proprio l'intensità del nero e anche la formulazione. Per il prezzo che ha, se cercate un buon mascara,
ve lo straconsiglio, anzi se qualcuno di voi l'ha già provato mi faccia sapere cosa ne pensa. Poi sempre per gli occhi un prodotto di cui volevo parlarvi, anzi sono diversi, sono i Long Lasting CK Shadow di Kiko. Questi qua li avevo presi nel gift set natalizio di Kiko, appunto perché sapete non ne avevo, avevo forse un paio di colori, ma devono averli riformulati, sono veramente stupendi. In particolare io utilizzo, cioè questa sembra tipo la scoperta dell'acqua calda, perché credo di averne sentito parlare in tutti i canali YouTube, ero l'unica YouTuber al mondo a non utilizzare questi prodotti e a non conoscerli, perciò per me sono una scoperta. E in particolare sto utilizzando tantissimo il numero 45, che è un bellissimo colore per la base, ha quasi lo stesso colore del Painterly di MAC, è molto comodo da stendere e va bene anche, anche da solo, cioè io lo uso anche da solo con poi semplicemente una riga di eyeliner e un po' di mascara. È un colore molto bello, molto fine, è un passepartout. E l'altro colore che mi sta piacendo tantissimo è questo qui, che è il numero 46 ed è praticamente il marrone. È proprio un marrone scuro, molto intenso, con dei piccolissimi glitter, ma in realtà è, una volta steso è praticamente totalmente matte, solo un po' luminoso. Io lo stendo e poi lo sfumo e lo utilizzo come base per l'ombretto, quindi più lo stendete, più strati stendete, più è intenso. Se lo lasciate molto naturale fa da base, potete utilizzarli anche in combinazione questi due e andare a creare appunto il punto luce con quello più chiaro e una sorta di smokey eyes sfumando il marrone più scuro. Questi due mi piacciono tantissimo in combo e separatamente. Veniamo alle labbra e questo mese addirittura ho tre prodotti da mostrarvi, sono un po' in fissa. Il primo è quello che indosso in questo momento ed è questo fantastico gloss della Deborah, è di nuovo un glossissimo, sapete che io amo i glossissimo di Deborah, li prenderei tutti. E questo qui è quello uscito in edizione per Natale, perché l'ho visto proprio nel cartonato insieme ad altre cosine natalizie, ed è il numero 20. È praticamente questo bellissimo rosa, molto pastello, molto caramelloso, e ha dentro un sacco di micro glitter di tutti i colori. Vi assicuro che è un gloss stupendo, secondo me molto adatto alle feste, perché con uno smokey eyes e questo gloss molto leggero ma allo stesso tempo che dà un sacco di luce siete perfette. Altro gloss che voglio consigliarvi e super low cost è questo qui della collezione Beauty Bits di Essence, quindi quella di Justin Bieber. Lo so che all'inizio non l'avevo preso, poi ripassando allo stand avevo provato a swatcharmelo e avevo letto delle bellissime recensioni di questo gloss e quindi ho detto ma sì, diamogli una possibilità, perché a vederlo così è un rosa normalissimo con qualche glitter. In realtà sulle labbra è un bellissimo rosa baby, anche questo molto caramelloso, sarò un po' in fissa, però vi assicuro che steso è molto confortevole, non appiccica, dura un sacco, a me non va nelle pieghe, quindi per 2,50€ se lo trovate ancora negli stand vi consiglio almeno di provarlo. E un'altra super scoperta che non potevo non segnalarvi è questo nuovo lip butter di Revlon. Sapete la mia fissa con questi prodotti, perché d'inverno li trovo perfetti, idratanti, molto coprenti, danno un bel colore, sono confortevoli sulle labbra, e adesso l'hanno fatto in azzurro, quindi è un trasparente che tende appunto all'azzurro, infatti ha sopra dei micro glitter, non so parlare oggi, comunque ha sopra dei piccolissimi glitter e praticamente voi lo stendete su qualsiasi altro rossetto o anche da solo, e questo qui aiuta tantissimo a far sembrare i denti più bianchi. Se lo trovate ve lo straconsiglio, sapete che con questi prodotti io vado sempre sul sicuro e anche questa volta non mi hanno delusa. E ultima scoperta del periodo, in realtà è un colore, non una scoperta, ma è questo smalto bianco di Collistar, questo qui è il numero 501 bianco French della collezione smalto gloss effetto gel. Devo dire che questi smalti, quelli di questa collezione di Collistar, mi piacciono tutti, però avevo questo bianco da un bel po' di tempo, ma non so perché non l'avevo praticamente mai utilizzato. In realtà adesso, pur essendo inverno, mi va tantissimo di utilizzare il bianco sulle unghie, infatti me l'avrete già visto in diversi video, e questa qui quindi fa parte delle mie scoperte, nel senso che questo colore è quello che mi sta piacendo di più nell'ultimo periodo e nelle ultime settimane. Quindi fino a qui erano tutte le mie scoperte del periodo, invece per chi è arrivato fino a questo punto del video c'è una sorpresa, ossia ho deciso di mettere in
palio per un fortunato vincitore due prodottini, anzi due set di prodotti. Il primo che ho deciso di mettere in palio è questo di Kiko, che è il Long Lasting Stick e Shadow Set, e praticamente è il set che contiene tutti gli ombretti, il matitone ombretto che vi ho fatto vedere anche in questo video e che vi avevo fatto vedere in un precedente video haul, quelli che mi piacciono di più. E inoltre ho deciso di mettere in palio questo, che invece è il Sugar Matte Nail Lacquer, quindi il set di smalti Sugar Matte, sempre di Kiko, che ha questi bellissimi, bellissimi colori. Spero che non faccia troppo riflesso, riusciate a vederli. Sono stupendi, secondo me, e non ho potuto non prenderveli. Penso che li prenderò anche per me, perché gli smalti Sugar Matte di Kiko sono stati i miei preferiti da subito. Cosa bisogna fare per vincere questi due prodottini? Beh, come al solito, essere iscritti al mio canale, mettere mi piace a questo video e lasciare commenti illimitati sotto questo video. Vi metterò nell'info box la data di scadenza del giveaway e sempre nell'info box troverete poi il nome del vincitore una volta che l'avrò estratto. Spero che questa idea vi piaccia. Insomma, io sono rimasta molto colpita dai gift set di Kiko di quest'anno. Forse sarò l'unica al mondo a non avere avuto questi stick e shadow, ma per me sono stati davvero una scopertona e ci tenevo a metterli in palio per voi. Spero che il video vi sia stato utile e vi sia piaciuto. Voglio augurare a tutti un grandissimo in bocca al lupo e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!